La Via Francigena in Toscana è un percorso fatto di territori unici, incoronati dalle montagne, le dolci colline, il mare e le grandi città d'arte, ma anche piccoli borghi e boschi incontaminati. Un itinerario unico da riscoprire e che sempre più turisti, viaggiatori e non solo pellegrini decidono di percorrere per fare un viaggio diverso, fatto di lentezze e silenzi. Per questo la Regione Toscana ha deciso di cominciare un percorso di valorizzazione della Via Francigena organizzando 5 incontri per far sì che l'antica via diventi un unico prodotto turistico omogeneo fatto dalle unicità di ogni territorio toscano. Il primo appuntamento del ciclo di incontri intitolato La nostra Francigena si è tenuto a Fucecchio, che è uno dei 4 comuni capofila insieme a Pontremoli, Lucca e Siena delle 4 aggregazioni della Francigena in Toscana create con la firma della convenzione dello scorso luglio. Più un quinto e conclusivo incontro è previsto a febbraio a Firenze. Durante l'appuntamento di Fucecchio e così anche negli altri incontri futuri sono stati organizzati 3 tavoli tematici che hanno preso in considerazione le 3 attività che verranno affidate ai 39 comuni delle 4 aggregazioni toscane con la creazione del prodotto turistico omogeneo, vale a dire ospitalità, manutenzione dei tracciati, promozione e comunicazione. Significa cercare di dare coerenza alle finalità che ci siamo dati, all'organizzazione di un prodotto turistico omogeneo, alla sua manutenzione nel tempo, all'implementazione dell'offerta, alla sua valorizzazione e promozione. I tavoli negli incontri parleranno di questo, della necessità di organizzarsi, di dare certezza del prodotto e quindi di avere cura nelle modalità che troveremo e approfondiremo coordinandoci con il mondo cooperativo, con le realtà dei comuni, con le realtà delle proloco e dell'associazionismo e con i territori, in altre parole, perché ci deve essere certezza che i sentieri siano al meglio organizzati, tracciati, mantenuti. Dopo il grande lavoro che è stato fatto negli anni scorsi dalla Regione, noi vogliamo proseguire questo cammino e d'intesa con l'assessore Cioffo, gli uffici, ma anche, come vedrete, con le realtà che si occupano di promozione, vogliamo fare un vero e proprio giro, aprire un percorso sui territori. Ci sembra giusto interpretare appieno lo spirito della Francigena e quindi andiamo noi, ci mettiamo in cammino e andiamo a toccare attraverso questi appuntamenti che vedranno i comuni capofila ospitare anche tavoli tematici, tavoli di approfondimento per poi alla fine tracciare il nuovo percorso, non tanto della Francigena, quello ce l'ha già detto Sigerico come deve essere, ma il nuovo percorso delle attività che l'amministrazione regionale, guardando anche al prodotto turistico omogeneo, intende portare avanti e intenderà portare avanti in futuro. Abbiamo fatto un pezzo importante di cammino e adesso ci attrezziamo scegliendo cosa mettere nello zaino per fare il tratto successivo. La Via Francigena in Toscana percorre 380 km e attraversa 39 comuni, dalla Lunigiana, passando per la Versilia, la Lucchesia, oltrepassa l'Arno, percorre la Val d'Elsa fino a Siena per arrivare nella Val d'Orcia e proseguire verso Roma. Il ciclo di incontri organizzato dalla Regione si è aperto, come detto, a Fucecchio, comune capofila dell'aggregazione Francigena Centro-Sud, di cui fanno parte Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Castelfiorentino, Montaione e Gambassi. Questo tratto della Francigena è molto variegato e dalla Rocca di San Miniato fino a Gambassi si percorre un tracciato di straordinaria bellezza lungo i crinali collinari della Val d'Elsa, disseminata di castelli, rocche, ospitali, complessi abbaziali originati dal passaggio della Via Francigena. Un percorso unico, quello della Francigena in Toscana, che ha bisogno di essere tutelato, mantenuto e curato per far sì che diventi un prodotto turistico ed è per questo che la Regione punta su questo tipo di incontri sul territorio. Devo dire che il lavoro fatto oggi è particolarmente importante perché davvero oggi abbiamo visto un lavoro di unione. Si cerca di trovare omogeneità anche nel modus operandi per quanto concerne tanti aspetti della Francigena, la promozione, l'ospitalità e poi le manutenzioni, questa grande piaga che magari trova sempre più difficoltà per le risorse residue e poche che hanno i comuni. Ma lavorando insieme potremo anche ottenere un'economia di scala che ci porterà sicuramente a migliorare la situazione sulla Via Francigena. Qui i soggetti interessati, gestori di ostelli, imprese turistiche, proloco, associazioni, comuni e uffici turistici hanno fatto il punto tra criticità e opportunità per creare una rete e un processo partecipativo.
una cosa molto interessante, molto utile da parte della Regione, come veniva discusso al tavolo a cui ho partecipato, deve consentire ai territori francigeni di fare rete il più possibile per offrire al turista, al pellegrino che viene a visitarci, un prodotto sempre di maggior qualità. Usciamo da questo incontro tutti più consapevoli del lavoro che è stato fatto e tutti più consapevoli che c'è ancora da lavorare insieme per dare ancora più valore ai nostri territori. Per questo sono stati organizzati 3 tavoli tematici dove sono stati discussi 3 aspetti che saranno curati dai 39 comuni coinvolti, vale a dire ospitalità, promozione turistica e manutenzione dei tracciati. Il tavolo che si è occupato della manutenzione ha coinvolto gli uffici tecnici dei comuni, la provincia, la città metropolitana, associazioni di volontariato ed altri operatori turistici. La manutenzione della via Francigena in Toscana è buona, ovviamente tutto deve essere perfettibile e migliorabile attraverso il lavoro che è stato fatto fino adesso dalla Regione, che ha completamente rimappato tutto il tracciato a piedi e ciclabile e ha disposto quelli che sono i tratti appunto di competenza dei comuni, le differenze appunto tra i tratti privati, i tratti pubblici e quelle che sono anche eventuali interventi da dover fare. Fra poco verranno messi i cartelli per la ciclovia, è stata fatta già la segnalazione per l'aspetto del cammino pedonale che verrà rafforzato. Ovviamente tutto questo, l'intento è quello di coinvolgere le realtà del territorio, le associazioni, in modo tale da dare visibilità ai territori e permettere quindi che ogni luogo si prenda cura del proprio tratto. Noi diciamo adottate la vostra Francigena in modo tale da poterla sostenere e renderla fruibile a tutti. Al tavolo dove ci si è confrontati sull'ospitalità lungo il tracciato della via Francigena hanno partecipato i soggetti che gestiscono le varie forme di accoglienza, gestori di ostelli, imprese turistiche, ospitalità povera, comuni, proloco. Tutto questo per creare e potenziare l'ospitalità lungo il tragitto toscano, uno degli elementi base per il suo sviluppo turistico. L'ospitalità è importante perché l'ospitalità che un pellegrino può trovare e deve trovare è un biglietto da visita insomma, per il nostro territorio, quindi oggi vedere tanti operatori privati o pubblici che sono stati presenti a portare le loro istanze, le loro preoccupazioni, i loro suggerimenti è stata una giornata costruttiva che serve molto anche all'ente regione per poter fare politiche e programmare in futuro. Diciamo che la via Francigena è un veicolo molto importante che è stato valorizzato negli anni anche dalla Regione Toscana. Penso che sia un'opportunità enorme per tutto l'indotto che gira intorno alla strada, dalle strutture ricettive a me come attività di servizi sul territorio. Per quanto riguarda le opportunità sono mille, anche perché per fortuna il territorio che abbiamo è appetibile per tutta la tipologia di turisti, c'è un bel clima, si sta bene, si mangia bene, quindi abbiamo un paesaggio unico al mondo e quindi tanti turisti vogliono venire qua, quindi basta un attimino fare squadra, dare dei servizi e sicuramente il territorio verrà valorizzato insomma, al meglio. Infine il tavolo su promozione e comunicazione del prodotto turistico omogeneo che ha visto tra i partecipanti l'Agenzia Regionale Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Uffici Turistici dei Comuni dell'Aggregazione, le associazioni delle imprese turistiche territoriali e quelle religiose che operano lungo il percorso della Francigena. Una collaborazione importante su questo aspetto arriverà anche dall'Associazione Europea delle Vie Francigene che consentirà di ottenere visibilità anche fuori dai confini nazionali. C'è poi un tema, vero? Che è quello di promuovere questo prodotto turistico omogeneo per farne non solo un prodotto ma per farne un elemento di coesione territoriale, per fare di questo l'occasione di valorizzazione di identità locali, di tanti territori che meno di altri sono sollecitati dalle pressioni del turismo più tradizionale e più strutturato. Dobbiamo raccontarla questa nostra Toscana che è così preziosamente attraversata da questo percorso, da questo sentiero lento, da questa capacità di attraversamento che racconta tanto della nostra storia e del nostro paesaggio. Durante l'incontro sono state raccolte le proposte dei soggetti interessati su tutti e 3 versanti affrontati. Per quanto riguarda la manutenzione si è parlato di partecipazione attiva per gli interventi sui percorsi. Sul fronte dell'ospitalità è stato affrontato il tema della destagionalizzazione. Sulla promozione il punto che è emerso nel confronto è stato quello della comunicazione online per un prodotto turistico più omogeneo. Prossimo appuntamento con la nostra Francigena a Pontremoli il 4 dicembre.